Via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge contro la violenza sulle donne. Tra le novità, la facoltà ai magistrati di procedere d'ufficio e per fermo anche solo per gravi indizi. In conferenza stampa tutte le ministre del governo. Carlotta Tamberlic. La presenza su questo palco di tutte le ministre del governo Draghi dimostra quanto impegno ha mostrato l'intero esecutivo. Così la ministra Bonetti, aprendo la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Con questo provvedimento, spiega la Morgese, abbiamo inserito nella violenza domestica anche reati di violenza privata, aggravata e danneggiamento. Si potrà procedere in ufficio anche dopo l'ammonimento del questore. Abbiamo previsto l'estensione delle misure di prevenzione personali applicabili dall'autorità giudiziaria ai soggetti indiziati di delitti di violenza privata e così anche nei casi in cui sono stati già ammoniti dal questore. Questo provvedimento ha un duplice e chiaro obiettivo, ricorda la ministra della Giustizia Cartabia, rafforzare gli elementi di prevenzione e di protezione delle donne. Forse la più forte che compete al Ministero della Giustizia è l'introduzione, la possibilità di applicare il fermo, che è l'azione che può fare il pubblico ministero o in casi di urgenza direttamente la polizia giudiziaria, di fronte a gravi indizi di reati che facciano sospettare un pericolo per l'incolumità o la vita delle donne. La Guardasigilli aggiunge poi che nei casi più gravi verrà valutata una misura di vigilanza generica radiocollegata nelle abitazioni. Adesso pensiamo agli orfani di femminicidio, conclude la ministra per il Sud Carfagna. Abbiamo previsto che la previsionale, l'erogazione di denaro al risarcimento del danno, venga assegnata subito dopo le indagini preliminari.